Come ogni anno, le migliori top 5 sneaker dell'anno sono qui. Arrivati in questo periodo dell'anno, poche cose sono sicure. La prima è che avete preso 2-3 kg per i pranzi di Natale. La seconda è che non avete ancora deciso cosa fare a Capodanno. E la terza è la top 5 di Allen Kicks. Infatti è diventata praticamente una tradizione ogni anno portarvi la nostra top 5 delle sneaker migliori e domani sneaker peggiori. E naturalmente, visto che i gusti sono diversi, io vi porterò la mia top 5 mentre Nicola sua. Naturalmente, come ogni anno, vi ricordiamo sempre la stessa cosa: questi sono i nostri gusti. Sicuramente non metteremo scarpe che piaceranno a voi. E perdonateci, però purtroppo possiamo metterne solo 5 nella nostra top 5. Quindi se vi è piaciuta una scarpa particolarmente durante l'anno e noi non l'abbiamo messa nella nostra top 5, scrivetelo qui sotto nei commenti. Prima cosa, come in ogni top 5 che si rispetti, non si parte dal numero 5, ma si parte dalla honorable mention, ovvero una sticker che non ce l'ha fatta per pochissimo entrare in queste prime 5 posizioni, e per me sono le Jordan 4 Travis Scott. Io ho anche avuto la fortuna di acquistare questa sneaker, di averla in mano, di tenerla qualche settimana prima di venderla, purtroppo, perché sì, è una scarpa secondo me incredibile, però che non si può mettere. Però sia il concept della sneaker, sia i colori unici, quelli mi sono piaciuti veramente tantissimo. E poi questa è stata la prima Jordan in collaborazione con Travis Scott, e se l'anno prossimo usciranno le Jordan 1, beh, buon inizio. Fare questa top 5 delle sneaker migliori del 2018 per me non è stato per niente semplice, perché sono uscite un sacco di scarpe. Quindi ad esempio ho dovuto lasciare indietro per esempio le Element React oppure le Sean Waterspoon. Però voglio fare una menzione particolare per le Air Jordan 1 Gold Toe, che sono uscite più o meno a febbraio. Sicuramente non c'è stato un hype particolare attorno a questa scarpa, anche perché erano uscite da poco le Air Jordan 1 Gold Toe Top 3, che erano un po' diverse, però queste sicuramente erano ad un prezzo anche di resale più accettabile, e secondo me è una scarpa veramente incredibile che ho cercato per moltissimo tempo e che in realtà sto ancora un po' cercando, perché misto di oro, nero e bianco, tutto in padded leather, secondo me è incredibile, quindi merita sicuramente una menzione d'onore. Partiamo dalla posizione numero 5, e non poteva che non essere la Jordan 3 Black Cement con Nike Air on the Back. Non fraintendetemi se per quest'anno la metto al numero 5, perché questa è la numero 5 delle sneaker migliori di tutti i tempi, solamente che non è la prima volta che è stata rilasciata. Quindi ho pensato, sia per queste che per un'altra sneaker che vedrete dopo, di abbassarla un pochino. Però una Black Cement così mancava veramente da tanto. La pelle non è certo eccezionale, però il Nike Air on the Back dice tutto. E dopo aver distrutto nel 2013 le Jordan 3 Fire Red, forse la mia prima Jordan da usare outdoor di tutti i tempi, beh, direi che non è andata male 5 anni dopo. E il fatto che Jordan Brand stia rendendo questi super classici accessibili a tutti, beh, chapeau, e come ho detto, numero 5. Adesso passiamo alla scarpa numero 5, e per me sono le Air Jordan 1 in collaborazione con Union LA, cui abbiamo fatto anche l'unboxing poco tempo fa. Guardando quella scarpa veramente si capisce tutta l'attenzione ai dettagli, tutta la qualità della pelle. Secondo me è una delle Air Jordan 1 migliori di questi ultimi anni. Naturalmente ci sono le Air Jordan 1 Off-White, però queste sicuramente hanno qualità migliore. Secondo me sopravviveranno meglio al tempo, ovvero tra 4-5 anni, quando le si tornerà a guardare, si capirà veramente che grandi sneaker sono state. Quindi quinto posto, lo meritano tutto. Numero 4 sulla mia lista, Nike React Element 87, in particolare nella colorazione Sail. Purtroppo questa è una delle tantissime sneaker che non sono riuscito a coppare quest'anno, perché in molti ci dite: ah, coppate tutto. Magari, ragazzi. In particolare quella che vi abbiamo portato sul canale come review non era neanche nostra, era di un nostro grande amico che per fortuna almeno lui è riuscito a copparla, quindi l'ho anche provata. E sì, la colorazione nera forse non è tanto quanto la colorazione Sail, perché quella lì proprio avrei voluto averla tantissimo, però sto vedendo che i prezzi in resale stanno proprio andando su, e non avendo mai comprato resale nella mia vita, non sono ancora pronto per pagare 500-600 euro una scarpa così. Quindi mi dispiace, scarpa fighissima. Poi è stata anche una nuova silhouette mai vista, quindi c'era anche questa excitement da parte di tutto lo sneaker game per vedere se era una sneaker fire oppure trash. È stata super fire, soprattutto con la colorazione. E appunto, numero 4. Al numero 4 anche per me ci sono le Air Jordan 4 Black Cement, che sono veramente una scarpa incredibile. Probabilmente in un anno normale sarebbero state sicuramente nella top 3, ma quest'anno è stato veramente incredibile. La qualità dei materiali è abbastanza buona. Il look generale della scarpa, super clean, Nike Air on the Back, top 4 assicurato. Passiamo adesso al podio, e qui si incominciano a vedere le vere migliori sneaker di quest'anno,
e alla numero 3 c'è la Nike Air Fear of God. Devo dire che sono un po' indeciso sulla colorazione che preferisco di più, perché assolutamente per quanto riguarda l'estetica la nera secondo me è 2 o 3 spanne superiore a quella light bone, però quella light bone ha dei materiali ancora una volta 2 o 3 spanne migliori rispetto a quella nera. Sarei felice con qualsiasi delle due e anche lì sarei un po' indeciso se mettermele, tenermele oppure venderle, perché la scarpa può essere fighissima ma è veramente difficile da mettere e non so se il mio stile arriva fino lì. Devo dire che con tutti questi rumors che da tempo circolavano su questa collaborazione tra Nike e Fear of God, Jerry Lorenzo non ha assolutamente deluso le aspettative di nessuno con questa prima silhouette. Però occhio, perché nel 2019, io non so neanche come si chiama, ma questa sneaker davvero, e non è entrata nella top 2 perché uno era veramente limitatissima, praticamente impossibile da prendere, e due il prezzo era veramente alto, 353 euro sulla Sneaker App erano veramente tanti, però assolutamente nella top 3 ci deve entrare di diritto secondo me. Posizione numero 3, Air Jordan 11 Concord, e ancora una volta in un anno normale questa scarpa probabilmente sarebbe stata prima o al massimo top 2, però quest'anno purtroppo posso metterla solo alla top 3. Non so da quanto tempo la maggior parte degli sneakerhead aspettasse questa scarpa. Jordan Brand ce l'ha portata in grande stile, ottima qualità dei materiali, la più simile di sempre alle OG, una sneaker accessibile a tutti, prodotta in grande numero, che però non si poteva assolutamente saltare, quindi merita sicuramente la top 3. Di sicuro il 90% di voi si aspettava questa sneaker delle nostre top 5 e per me la Jordan 11 Concord è la seconda sneaker migliore dell'anno. Semplicemente non è al numero 1 perché alla numero 1 c'è un mio grail, come questo lo è stato per veramente tantissimo tempo, e il fatto che l'abbiano messa con la pelle alta, 45 on the back come l'aveva indossata Mike, beh, questo ha fatto di sicuro alzare i punti a questa sneaker di veramente tanto. Il fatto che questa sia la Jordan più prodotta di tutti i tempi con 1,4-1,5 milioni di paia, questo lo rende secondo me incredibile da parte di Jordan Brand, e questa sneaker può tornare a ispirare tantissimi giovani sneakerhead che magari stanno entrando nello sneaker game e per Natale se la sono ritrovata sotto l'albero. E che dire, se la vostra carriera da sneakerhead incomincia con questa sneaker, buona fortuna. Al secondo posto della mia lista ci sono le Nike Air Fear of God One, in particolare nella colorazione Light Bone. Secondo me la colorazione più rappresentativa di tutta questa collaborazione, e dal primo momento in cui ho visto l'immagine ho detto wow, che scarpa. Ho pensato subito all'impatto che poteva avere sullo sneaker game e su come potesse cambiarlo, come aveva fatto le Yeezy oppure le Air Jordan 1 Off-White, e forse non è successo proprio così perché sono passate secondo me un po' in sordina rispetto a altre grandi release, forse perché il numero era veramente molto limitato. Escono dalla numero 1 solamente perché sono uscite da veramente pochissimo tempo, quindi l'hype su di loro non ha ancora avuto il tempo di crescere per bene, però secondo me è una scarpa veramente incredibile e probabilmente una delle silhouette più innovative degli ultimi anni. Se adesso mi dovessero far scegliere tra un paio di Yeezy 750 e un paio di Fear of God One, ci penserei veramente, e quindi questo dà veramente il calibro di quanto sia stata grande questa scarpa. Siamo arrivati all'ultima sneaker di questa lista, ovvero secondo me la migliore sneaker dell'anno, e se non siete d'accordo con me scrivete nei commenti la vostra top 5 e magari possiamo anche discuterne un po' nei commenti. E come dicevo, secondo me la migliore sneaker di quest'anno è l'Air Max 97.1 in collaborazione con Sean Waterspoon. C'è poco da dire, questa sneaker è diventata un mio grail dalla prima volta in cui l'ho vista. Non so spiegarvi benissimo perché questa sia la mia sneaker preferita di quest'anno. Sarà il fatto che unisce due Air Max veramente classicissime, e soprattutto che io ami l'intersuola e la suola dell'Air Max 1. Inoltre il fatto di aver utilizzato il corduroy come principale materiale della tua maglia, e il fatto che più le indossi più hanno carattere queste sneaker, più diventano tue. Beh, secondo me è una cosa unica. E sì, se magari qualcuno di voi deve farci un regalo di Natale, o meglio, deve farmi un regalo di Natale anche un po' in ritardo, ci vuole mandare delle Air Max 97.1 Sean Waterspoon, sì, scrivetemi in privato, vi mando l'indirizzo. Grazie mille ragazzi. Nella mia prima posizione è la Jordan 4 Levi's, in particolare nella colorazione blu. Quando abbiamo fatto l'unboxing ormai praticamente un anno fa di questa scarpa, veramente non sono riuscito ad apprezzare tutta la scarpa, mi è piaciuta veramente molto, però non sono riuscito ad apprezzarla del tutto. Poi pian piano con il tempo è cominciata a crescere in me
e fino a diventare praticamente un mio grail lavorerei veramente tantissimo, solo che i prezzi ormai sono veramente alti. Sicuramente ci sono le altre due colorazioni di Levi's 4 che sono a un prezzo più abbordabile, però quella blu secondo me è rappresentativa di tutto quella che è la collaborazione tra Levi's e Nike. Ma non è stato per niente facile decidere, perché è stato un anno pieno di bombe, quindi speriamo sia lo stesso per il 2019 e vedremo. Grazie per aver guardato questo video, speriamo naturalmente vi sia piaciuto, vi ricordiamo ancora una volta di scrivere nei commenti se non abbiamo messo qualche scarpa particolare e aspettate domani perché arriva un altro video. Come l'anno scorso, oggi, domani, dopodomani, tre super video, quindi tre top 5 e mi raccomando uccideteli di commenti e mi piace e vi ricordo di seguirci su Instagram, il link è sempre in descrizione. Questo è Iron Kicks, ciao a tutti.